Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù, diciamo insieme, sono lodati i Sacri Cuori di Gesù, Maria di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Vi farò diventare pescatori di uomini. Santa Teresa di Calcutta si considerava una piccola matita nelle mani di Dio e davvero lui ha fatto un bellissimo disegno. Con dei poveri e semplici pescatori, Gesù ha fatto meraviglie per la salvezza dell'umanità. Anche tu sei prezioso nelle sue mani e li attende la tua disponibilità. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché ci chiami a diventare, con te, pescatori di uomini per portarli nel tuo regno santo e felice. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella divina volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua, per purificarle. Benedico il cibo, perché sia per te come nutrimento sano, per il corpo e la mente. Benedico le medicine, che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi e defunti, la macchina, il posto di lavoro. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. E nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da infermità spirituale e corporale, e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione della Beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, e il Figlio, e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buona, eterna, infinita, meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora, ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice, anima cara, anche quando non ti senti capace di nulla, dammi questo nulla. Non ho forse creato tutto dal nulla? Ti chiedo soltanto la volontà di darti a me in ogni istante, nella calma e nella tempesta. Io ti accoglierò nel cenacolo santo e felice del mio cuore. Cari fratelli e sorelle a tutti voi, pace e felicità nella divina volontà. Fiat semper, Ave Maria, prega per noi.